cara la mia Megan, ascolta un attimo, quello che le donne vogliono le donne ottengono, e fin qui vale in tutto il mondo, vale soprattutto per le brianzole, ma ci vuole un po' di coerenza, rispetto e senso del dovere. Osti, hai voluto la bicicletta reale e adesso pedali, hai voluto il principino, la nonna regina, i vestiti, gli abiti, i cappelli, i cavalli, le Range Rover e adesso pedali, hai voluto essere una duchessa invece che fare la commessa e adesso pedali, perché la differenza tra te e una brianzola è molta. La brianzola guarda il 740, certo, la brianzola guarda le proprietà, certo, ma poi è una donna coerente, combattente e riconoscente. Osti, invece tu, dopo che ti sei preso il bello di tutta la faccenda, salti fuori con molla tutto e andiamo in Canada. Ma perché sposare Harry e fargli mollare la famiglia reale è come sposare il commenda brianzolo e poi fargli mollare la fabbrichetta. E no, lui va a lavorare e te fai quello che vuoi, masca Samiebal, e non hai rispetto di tutte le donne che vorrebbero essere al tuo posto e avere quello che hai tu, contributi pagati, dodicesima, tredicesima, quattordicesima, quindicesima, abiti, vestiti, cappelli, cavalli, castelli, tanto l'IMU chi lo paga, e per fare cosa? Per andare in giro a fare l'attricetta, la star, l'influencer. Ma dai, e un'ultima cosa, e non pensare di assomigliare a tua suocera Diana, quella sì che era una donna speciale e anche semplice, un po' brianzola. E quindi, cara la mia americana da Los Angeles, devi imparare molto dalle brianzole. Prima di tutto, mai guardare alla forma, ma alla sostanza. E poi il senso del dovere, la riconoscenza e la coerenza. E infine il rispetto del tuo uomo e delle sue proprietà. Perché sì, una donna si prende sempre ciò che vuole, ma poi si vede se ha un cuore.